Luce gialla. Ciao ragazzi, bentornate e bentornati in un nuovo video. Come potete sentire dalla mia voce, sono insomma sono ammalata. Io ho ancora la febbre, quindi mi sono truccata per fare questo video perché veramente mi mancava il mio canale. Scusate se muovo sta videocamera, devo farvi trovare un senso, ecco. Scusate, appunto, mi mancava un po' il mio canale, mi mancava caricare dei video. Sta cazzo di sfortuna quando arriva non arriva a cambiarle, ma arriva d'un colpo solo. Quindi sto mese è stato pessimo per me. Ho due occhiaie, ho appena mangiato, come se non bastasse, ho appena mangiato una barretta di cioccolato, quindi avevo i denti bianchissimi. Ragazze, come potete vedere, anche la postazione è diversa, nel senso che, in tutta sincerità, ho preso la prima lampada. Dopo dovevo aggiustare i pennellini, preparare lo sfondo, accendere la candela. Tenevo proprio voglia. E ho deciso di fare questo video così. Ma perché ho delle cose da raccontarvi. Non vi voglio ammorbare con le mie male patenze. Oddio, italiano, venimi in soccorso. Perdonatemi, potete capirmi. Sono sotto antibiotici, malata, sotto la febbre. In modo nell'altro dovrò delirare. Quindi basta ammorbarvi con i miei problemi. Passiamo alle cose che avevo da dirvi. Allora, sarò al Cosmo Prof il 22 e il 23 appunto di marzo, quindi di questo mese. Oddio, penso che sia il 22 e il 23. Comunque, per essere chiare e sicure, comunque vi lascio la nuvoletta qui. E poi sono sicurissima che sarà di domenica e lunedì. Sarò al Cosmo Prof domenica e lunedì. E sono molto contenta perché è un Cosmo Prof diverso, nel senso che ci saranno anche altre youtuber. Non vedo l'ora di incontrare amiche che comunque non vedevo da tempo, altre che le conoscerò, quindi ci sarà scusatemi, modo di fare nuove amicizie. E poi non vedo l'ora di incontrare Chiara, che ci sentiamo anche da un po' su Facebook, chi ha scritto qui su YouTube, io ho sempre guardato i suoi video. Sì, sono molto contenta. La prima cosa che gli ho detto: Chiara, ti faccio i capelli. Anche mi ricordo quando sono stata all'evento di Milano di Sia di Richioba, prossima volta ti faccio i capelli. Insomma, fare i capelli a tutte, assumetemi come stylist dello youtuber. Scherzando, ma anche no. Bene. Comunque, ragazze, sarò appunto al Cosmo Prof. Non so se appunto in questi prossimi mesi, se salirò a Milano una oppure due volte. Per adesso non sono ancora sicura. Quindi se ce la farò, se è il caso, mi piacerebbe anche fare un piccolo incontro con le ragazze di Milano. E sono anche molto contenta perché appunto vi vedrò quindi a fine mese. Spero di riprendermi del tutto. Comunque, oltre a queste cose, quindi partenze tipo Milano, insomma la Cosmo Prof e così, ho anche altre cose da raccontarvi. Ah, lo dico perché se no mi dimentico. Vloggerò questa volta tutto, cioè camminerò per strada, non farò niente, che la gente mi guarda come se fossi pazza, ma vloggerò di tutto perché non vedo l'ora. Ah, ho questa matita in mano perché molto probabilmente qualcuna piacerà. E vi dico subito che è la nuova matita di Neve Cosmetics ed è la Orchidea, questa qui che ho adesso su, molto bella, mi piace tanto, è più bella di un rossetto, anche la texture morbida, mi piace. Comunque ragazze, in pratica venerdì adesso 13, oddio, ma vi immaginate, non vi racconto. Venerdì 13 adesso un'azienda mi ha contattata per andare a vedere la loro sede, mi hanno invitata insomma un pochino come ospite. E anche qui vloggerò, però questo che sarà una cosa un pochino più particolare, nel senso sarò da sola, perché si tratta di un'azienda di capelli, in pratica fa roba di piastre, poi mi ha parlato di un prodotto che schiarisce i 7 toni senza decolorazione, insomma, io super curiosa, comunque una cosa del mio campo. Mi hanno anche detto porta le cose che insomma tu ti trovi di più, le tue piastre eccetera, così magari poi stesso in azienda fare delle prove, compararle con i nostri prodotti. Ho detto wow, quindi non vedo l'ora, anche lì vloggerò. E quindi sarà venerdì adesso, questa settimana, spero di riprendermi del tutto. Poi il 15, due giorni dopo, domenica, sarà un evento appunto per quanto riguarda l'accademia che io frequentavo, che ho fatto i corsi. In pratica adesso sto un pochino lavorando insomma per loro per alcuni progetti, come ad esempio questo, che in pratica sarà faranno il lancio della nuova collezione appunto primavera-estate, e quindi sarò lì, truccherò alcune modelle, ci sarà anche il mio coach, e poi faremo anche le acconciature, quindi nuovi trend, i tagli, insomma queste cose qui, e verrà presentato in un hotel appunto a Napoli stesso.
Dio ragazzi, spero di riprendermi del tutto, anche perché dovrò fare una chiacchierata sul palco, insomma, parlare un po', saranno i miei colleghi, tutte le altre cose, dovrò fare questa chiacchierata per quanto riguarda anche questa collezione, eccetera, eccetera. Io, cioè, immaginatemi, me che parlo, mentre parlo faccio... Allora, è così che snifferò tutto il tempo, bene. Ah, mi stava cadendo l'exchange. Dio. Quindi... vloggerò tutto, anche perché ragazzi mi manca fare dei vlog, ma anche perché non è che ti impegnano tutta la giornata, alla fine possono essere un 10-20 minuti su 24 ore, 12 magari che stiamo sveglio, 16-15, dipende dalla gente, non è che è tantissimo, quindi io mi diverto anche sotto certi aspetti. E intanto adesso voglio parlarvi di alcune cose che ho ricevuto ultimamente che vi voglio mostrare. Allora, come prima cosa sono queste extension che indosso qui, che sono bellissime. Allora, c'è da dire che queste qui sono le nuove di VP Fashion. Che cos'è? Cosa sono? Che cosa hanno di diverso? Scusate se mi tocco in continuazione. In pratica queste qui sono solo tre ciocche che io ho messo, queste ne escono tipo una decina. Comunque sono le nuove, in pratica hanno fatto questa extension con molto più forte, quindi che sono più pesanti, hanno una grammatura più pesante, se si dice così, grammatura, comunque sono più pesanti di grammi. Sono le ciocche sono sempre le stesse, insomma, come quantità, però i capelli che sono cuciti sopra sono molto di più. Mi hanno contattato appunto per vedere se le volevo provare, le ho detto di sì. Infatti, come potete vedere, il risultato non è male, anche perché ragazzi non avevo voglia, l'ho messa solo per il video. E questo sono il risultato di soltanto... tre ciocche su tipo una decina che ci sono. E voi lo sapete, ve le consiglio sempre perché durano tantissimo. Io le accetto molto volentieri, anche perché adesso a mia zia le ho date parecchie, perché ho mia zia che purtroppo ha avuto il cancro, quindi con la chemioterapia i capelli sono rimasti pochi e lei si trova a benissimo con l'extension, visto che costano anche. Io quando c'è la possibilità di collaborare con queste aziende le prendo sempre, perché poi so a chi darle. Allora, poi ragazze, volevo parlarvi di un altro brand e vi dovete sapere una cosa, che queste collaborazioni non a pagamento, quindi che mi mandano le cose così senza dire parlane bene o male, in un certo senso mi gratificano, mi gratificano perché io ho fatto video da quando non avevo manco un iscritto, cioè, e per anni, quindi ultimamente qualcuno mi contatta e mi manda le cose a parecchie aziende, però prima ho sempre fatto video dove non mi mandava niente nessuno. E sì, mi gratifica vedere che comunque alcune aziende mi contattano e che gli piace un po' il lavoro che faccio. Ultimamente sono stata contattata da The Balm e ragazzi, loro mi hanno contattato, no? E io mi sono fatta spedire, ho detto... cara The Balm, visto che sei così generosa, siete così generosi da mandarmi qualcosa della vostra collezione, se c'è la possibilità di avere qualche campione magari uguale di prodotto, in modo da farlo come un giveaway per le mie iscritte, insomma, questo faccio sempre così con le aziende. Logicamente dopo riporto tutto su Google Translate, perché vado a tradurre sto papiello, insomma. Bene ragazze, vi faccio vedere. Allora, come prima cosa c'è questo rossettino qui, lip gloss, che è il Pretty Smart Lip Gloss, che è di questa bellissima tonalità qui, insomma questo vinaccia, e me ne hanno mandati appunto due di questi, il doppione è stato questo qui, quindi ci sarà appunto un giveaway a sorpresa in questo video, basta che lasciate un commento, quanti commenti volete sotto al video, io poi estrarrò tra una settimana e troverete il nome scritto giù nell'info box. Allora, ho ricevuto questo qui, che è boom, boom, la colorazione. Poi ho ricevuto, ragazzi perdonate, ho ricevuto questo illuminante qui, eccolo qui, che voi conoscerete, una ragazza di voi, una di voi me l'ha anche consigliato prima che si rompeva, quando si era rotto quello lì mio di MAC. E allora, questo qui è il Mary Luminizer, ed è questo fantastico, vedete dove l'ha? Ho messo la fotocamera. Ed è questo fantastico illuminante qui, che è sui toni del dorato, ma abbastanza chiaro. Perché dico questo? Perché dopo vi farò vedere un altro illuminante. Comunque ho ricevuto questo qui, due rossettini. Uno è il Mia Monroe, in pratica è un rosso. Eccolo qui, questo qui ancora lo devo utilizzare. Ed è un matte. Poi ragazze, ho ricevuto sempre della stessa linea un altro rossettino, che è il Ima Good Kisser,
inglese portami via, che è in pratica questo nude qui aranciato, questo qui io l'ho utilizzato. Ragazze, penso che sia la stessa cosa, non so se è la stessa cosa anche per quello, ma comunque vi farò sapere. Questo qui c'ha tipo la menta dentro, nel senso che ti senti pizzicare le labbra come se d'improvviso esplodessero, quindi secondo me hanno questa azione un pochino più volumizzante. L'altro non lo so, ma penso che sia, insomma, penso che siano della stessa linea. Poi ho ricevuto, ragazze, questo blush qui che è Hot Mama. In pratica, oddio, questo qui c'ha lo specchietto, la mia unghia, logicamente poteva mancare un'unghiata nel blush. Questo qui è appunto lo swatch. Io quando metto questo blush qui, in pratica non applico l'illuminante perché sembra blush illuminante allo stesso tempo. Poi, ragazze, ci sono due palettine. Allora, questa ve la faccio vedere. Ucciderei mia mamma. Ragazze, aspettate che... Oh, mette a fuoco. Bene. Allora, ragazze, una è questa qui, la... How about them apples? Allora, in pratica, non so se riuscite a vedere, mia mamma stamattina ha chiamato il medico. E non trovando carta e penna, ho pensato bene di utilizzare la mia matita tipo Icon per scrivere qua sopra. In pratica si può leggere tipo c'è Fixora. 500 mg, 400, quanto cavolo sta scritto. Bene, allora, questa palette è molto carina. A parte che i packaging di The Balm sono tutti molto carini. Allora, si apre ed è fatta così. C'è questo mega specchio qui, come potete vedere, enorme. Allora, questa qui in pratica è la palette. Questa qui sono dei blush, appunto, in crema, che si possono utilizzare anche sulle labbra a mo' di lip gloss. E ci sono tutti questi bei giovinotti qui, modestamente. Questo qui è il mio preferito. Il colore... Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Poi, ragazze, voglio darvi un consiglio. A me adesso l'hanno inviato, però io sono sincera. Se avessi visto in qualche video in modo più approfondito questa palettina, l'avrei comprata assolutamente. Perché? Allora, vi dico subito. A parte, vabbè, sempre i packaging troppo carini, lo specchio, ma lasciamo un attimo il packaging. Interessiamoci un po' più della sostanza, visto i periodi non troppo floridi, insomma, per la maggior parte dell'Italia. Allora, questa qui è la palette che è fatta da 3, 6, 9, 12 ombretti. Tutti molto scriventi, molto belli. Questo qui che si chiama Adagio, già c'è tipo un buco all'interno, l'ho ricevuta da pochissimo. Sono tutti molto belli, molto scriventi, come potete vedere. E durano tutto il giorno, perché io l'ho provati. Bene, mi sono inguacchiata tutte le mani. E poi, a parte avere 12 ombretti, che se non erro un costo di $38, non so in Italia adesso precisamente quanto costa, però appunto sono 12 cialdine di ombretti. Poi c'è questo blush qui, che anche questo qui è molto carino, è un pescato. E poi, ragazze, come potete vedere, c'è questa cialda qui di illuminante, che non è manco tanto piccola. Visto quanto costano dei buoni illuminanti, anche tipo quello di MAC che costa 30 euro, o questo stesso qui che è il Mary Illuminizer, allora vi faccio vedere la differenza tra i due. Questo qui si chiama Disco Disco ed è bellissimo, vi faccio vedere. In pratica questo qui io lo consiglio a chi ha la pelle di... aspettate che lo prendo su un altro dito, per chi ha la pelle di un tono un pochino più olivastro, perché come potete vedere è un illuminante bellissimo dai toni dorati, mentre questo qui è sempre dorato, però come potete vedere, penso che si noti poco, è un attimino più chiaro, nel senso che illuminano tutti e due bene allo stesso modo, però questo qui Disco Disco ha un effetto più dorato, quindi è molto 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 bello. E poi sotto c'ha... appunto sempre i lip and cheek, che potete utilizzare sia sulle labbra che appunto sulle nostre guance a mo' di blush. E ragazze, già per questo illuminante molto grande, per il blush 12 cialdine, appunto i due rossettini che poi possiamo utilizzare anche sulle guance, lo specchiettino, il packaging carino, prodotti comunque buoni, ci vale tutti i suoi $38. Mi sono stata molto contenta di questi prodotti, grazie, volevo ringraziare The Balm, volevo ringraziare anche a voi che seguite sempre i miei video. E adesso un'ultima cosa, ragazze, voglio farvi vedere questi 4 capi che mi sono arrivati da Shinside. Io ho ricevuto parecchi pacchettini di questi siti asiatici ultimamente e devo dire che mi hanno anche, come dire, un po' stancato. Non vorrei che il mio canale diventasse un canale di review di siti asiatici, e quindi ho stoppato tante collaborazioni.
Anche se in un certo senso fa sempre comodo qualcosa di gratis, come dire, a chiunque, no? Però hanno dato un attimino uno stop e comunque Shinside ci collaboro da tanto e mi piace. Mi piacciono sempre le cose che arrivano, a volte meno perché magari sono io che non li scelgo bene. E comunque vorrei continuare la collaborazione magari soltanto con Shinside o con, perdonatemi ragazzi, o con Lovely Wholesale perché sono... Sono comunque siti che mi piacciono, che vi consiglio perché sono molto seri. E adesso vi faccio vedere queste quattro cosucce. Allora, inizio con il primo giubbottino, che è stato questo giubbottino qui, che è sui toni del turchese. Ragazze, questo qui è molto bello. Peccato, peccato che non mi va, non mi calza bene, nel senso che ho preso la taglia più piccola, che in pratica è la S, però la S di questo qui mi calza grande. Infatti mia mamma l'ha messo che è una M e a lei va benissimo. Partiamo anche dal fatto che sono alta tipo 1,62 e porto una S, una 40. Questo qui, per quanto abbia preso una S, non va, però veramente il tessuto è molto 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 bello. Sono in competizione mia mamma e mia zia perché deve prendersi questo giubbotto. Poi ragazze, ho preso un completino, questo qui è molto carino, in pratica non ricordo, tipo, però era un completo fatto direttamente da loro, l'ho utilizzato diverse volte. C'è questa magliettina qui, che è un classico maglioncino nero, anche molto caldo, e sotto c'ha questa gonna qui, che è molto carina. Io l'ho utilizzata con comunque delle calze nere coprenti, questa qui, la magliettina sopra, ed è fantastica questa gonna, anche la stampa. C'è da dire che quando arrivano da altri siti le gonne sembrano tipo di plastica, non sono mai di stoffa, invece questa qui è davvero una bella stoffa, anche i colori si possono vedere che sono bei colori, insomma non è quelle cose di plastica odiose. E poi in ultimo ho scelto un altro giubbottino, bene, è volato tutto, che è questo qui, che adesso vi faccio vedere, lo indosso un attimino, è semplice nero, diciamo stile un po'... Sembra una cavallerizza, insomma, così è un classico giubbottino nero. Bene, adesso non lo toglierò più di dosso. Sì, è molto carino, è molto caldo. Anche questo qui è fatto bene, è cucito bene. Insomma, le giacche di Shinside sono sempre molto belle. Infatti, ci sono rimasta male di quella lì blu perché mi piaceva, solo che purtroppo, bene, mi sono tirata di nuovo da sola l'extension. Solo che purtroppo mi calzava, appunto. Grande. Poi volevo provare uno stile diverso di giubbotto e ho preso questo qui che è grandissimo, largo, tipo oversize bordeaux. Non c'è nulla da dire, la stoffa è molto bella, molto caldo, pesante, però proprio non mi piace come vi calza. Ragazzi, sono molto contenta di aver girato questo video, anche malata e con la febbre mi avete tenuto una compagnia assurda, cioè perché mi è mancato purtroppo il mio canale e appunto queste erano tutte le cose che volevo comunque mostrarvi, più che altro ho fatto questo video per raccontarvi un po' le news, non vedo l'ora di girare tutorial, cose più... Insomma, che abbiano più un senso, anche perché questo video è stato molto shui shui, ecco, luci pessime, insomma, tutto il resto. Nulla, ragazze, io vi mando un bacione, grazie per aver guardato questo video, per le nuove iscritte e nuovi iscritti, grazie veramente di cuore, vi mando un bacione.